Sono ospite di Daniela Crimi, dirigente scolastico del liceo linguistico Ninni Cassarà. La ringrazio per questa ospitalità e con lei parleremo dell'importanza di un istituto linguistico soprattutto a Palermo e in Sicilia. Il nostro liceo, il Liceo Linguistico Ninni Cassarà di Palermo, nasce 50 anni fa come Istituto Provinciale di Cultura e Lingue, ma già nel 2013 è stato completamente statizzato. Però il nostro corpo docente è abituato già da tempo, ancora prima che esistesse il liceo linguistico, diciamo previsto dallo Stato, perché nella scuola statale il liceo linguistico nasce con la riforma della Gelmini, quindi molto dopo rispetto a quello che già i nostri docenti erano abituati a fare. Quindi abbiamo veramente una tradizione molto sperimentata nel tempo e possiamo dire di Possiamo essere dire che è un istituto moderno. moderno, perché da quei tempi si è molto chiaramente adeguato a delle nuove situazioni. Basti pensare che alle quattro lingue curriculari che sono sempre, diciamo, esistite nel nostro liceo, cioè inglese, francese, spagnolo e tedesco, noi abbiamo aggiunto da qualche anno anche l'arabo, il cinese e il russo, proprio per rispondere a quello che è un bisogno della nostra terra. Sono delle lingue Questa questione. molto Richieste. richieste, anche per, diciamo, l'offerta professionale che prospettano. Dal terzo anno in poi, che sono più grandi e hanno già una padronanza dell'inglese, del francese, dello spagnolo e del tedesco, loro potranno, se vogliono, frequentare gratuitamente questi corsi pomeridiani di arabo, di cinese e di russo. In questi giorni si è parlato di un problema che avevano questi locali. Ora tu mi dici che sono i locali di Via Fattori, che Sì. riguarda la palestra, però parliamo in generale dei locali dell'Istituto Linguistico Ninni Cassarà, perché se non funzionano i locali, se non sono locali adeguati, è difficile svolgere le lezioni. Quindi qual è lo stato dell'arte? Allora, purtroppo devo dire che lo stato degli edifici scolastici palermitani non è uno stato idilliaco in generale, perché il problema che soffro io è un problema che soffre la scuola che dirigo, è un problema che soffrono un po' tutte le scuole secondarie, in particolare di secondo grado, che sono di competenza nella Dell'area manutenzione metropolitana. straordinaria dell'area metropolitana, che purtroppo anche loro malgrado, perché loro sono anche in una situazione di difficoltà, non possono manutentare, perché l'ente è in sofferenza, perché non riceve più fondi dallo Stato. E questa sofferenza chiaramente in prima linea ci siamo noi, perché a soffrirne sono le scuole. Noi abbiamo due sedi, abbiamo questa sede che è la sede centrale di Via Don Orione, dove i locali da parte della provincia sono in affitto, e la sede di Via Fattori, dove invece i locali sono di proprietà della provincia. In entrambi gli edifici ci sono dei problemi. Certamente nella sede di Via Don Orione ce ne sono di meno, perché lì entra, diciamo, in azione il privato, che dopo tante segnalazioni e tante richieste, comunque qualche piccolo intervento di manutenzione, devo dire, lo fa. Quindi non abbiamo, diciamo, grossi problemi di edificio qua in Via Don Orione. Soffriamo di altri problemi, che sono quello purtroppo dei cassonetti dell'immondizia che vengono stracolmi, sono qua nella Via Don Orione, non vengono Sì, ho visto qualche svuotati. foto Sì, e purtroppo questo decorativa, ecco, una sì, foto decorativa. ci fa, diciamo, soffrire molto, perché questi contenitori dell'immondizia sono proprio sotto le finestre del primo piano dei nostri alunni. Chiaramente in queste giornate di inizio scuola caldissime, in cui siamo costretti ad aprire le finestre, questi odori chiaramente non sono compatibili anche con il buon andamento delle lezioni. La sede invece di Via Fattori, ritorniamo al discorso degli edifici, è una sede molto più trascurata da parte della provincia regionale, perché purtroppo non ci sono stati dei investimenti. E lì abbiamo un teatro meraviglioso, chiuso da anni, interdetto all'uso, un teatro che potrebbe a noi servire per attività didattiche, perché i nostri alunni, che sono dei ragazzi impegnatissimi nelle competenze comunicative e servono anche al loro indirizzo di studi, perché da questo liceo escono tantissimi ragazzi che poi scelgono e lo diventano di fare i giornalisti, potrebbero in questo teatro fare delle attività di comunicazione nelle lingue, di anche alternanza scuola-lavoro,
lavoro importante, e invece sono privati di uno spazio necessario per fare delle attività didattiche. Ma questo già da tanti anni, che un teatro che ha dei grossissimi problemi strutturali, perché c'è stata un'infiltrazione d'acqua che ha fatto staccare parti del tetto, e purtroppo non si è mai riaperto, non si sono fatti mai gli interventi. E la palestra, la famosa palestra che tutti sapete, perché esasperati, diciamo, da tutto ciò, abbiamo dovuto fare un regolamento che è quasi ridicolo, cioè fa ridere sapere di dover fare attività motoria statica. Come si può fare attività motoria statica? Questo è il nostro responsabile della sicurezza, è anche il nostro rappresentante dei lavoratori, che è molto attenta, è una docente architetto molto esperta nel campo della sicurezza. Ma chiaramente non possiamo esporre i nostri alunni a dei rischi sulla propria salute. La palestra è situata al primo piano oppure a pian terreno? È a pian terreno. E questa palestra, come il teatro, ha queste infiltrazioni di acqua, che sono un problema strutturale, cioè sui quali non possiamo intervenire sicuramente noi come scuola. Li abbiamo anche fatto. Abbiamo fatto dei piccoli interventi, ma sono degli interventi insufficienti. Perché... Il liceo linguistico Cassarà, quale opportunità di lavoro può offrire ai giovani? Opportunità di lavoro reali? Il nostro liceo offre delle opportunità di lavoro importantissime. Intanto i nostri alunni, anche con il solo diploma, una cosa che io non incoraggio a fare, perché io incoraggio sempre a studiare, a proseguire, a laurearsi, e la maggior parte dei nostri alunni lo fanno, si laureano in scienza, in lingue o scienza delle comunicazioni, o comunque si possono scrivere ovunque, in medicina, in giurisprudenza. Noi abbiamo anche alunni che hanno scelto la carriera di medico. Ma anche quelli che che scelgono di non continuare a studiare, si diplomano, con il solo diploma lavorano nelle compagnie aeree. Io firmo tantissime lettere di presentazione di ragazzi che vengono assunti nelle compagnie aeree e lavorano nelle agenzie di viaggio, lavorano nel settore del turismo, che questa città è un po' in tutta la regione. Chiaramente una regione che vive di turismo, quindi ci sono offerte importanti di questo genere, e lavorano soprattutto anche all'estero. Noi abbiamo tre doppi diplomi, abbiamo il doppio diploma tedesco, il Deutsche Sprachendiplom, abbiamo il diploma ESABAC, che è il doppio diploma francese. Possiamo spiegare meglio cosa significa questo doppio diploma? Sì, il doppio diploma è un... Cioè, è valido sia qui in Italia che anche in Germania o in Francia. Esattamente, noi abbiamo tre doppi diploma, quello tedesco, quello inglese e quello francese. Chi sceglie questo corso col doppio diploma è come se frequentasse contemporaneamente il liceo in Italia, ma il liceo o in Francia o in Inghilterra o in Germania. Quindi il titolo che conseguono è duplice, sono due titoli. Questa è un'informazione che io, per esempio, non sapevo, abbiamo fatto bene a parlarne. Sì, i nostri ragazzi, per esempio, che prendono il diploma DESDE, il Deutsche Sprachendiplom, possono scriversi direttamente all'università tedesca, e lo fanno molti di loro, senza test di ammissione, perché hanno già il diploma tedesco, oltre che quello italiano. La stessa cosa col diploma ESABAC. Per quanto riguarda i viaggi, questa scuola ne fa più rispetto ad altri, perché sono previsti dal Ministero? Certamente sì, noi facciamo moltissimi PON, li abbiamo riconosciuti dal Ministero, PON di non solo di alternanza scuola-lavoro, ma anche di cittadinanza, proprio con soggiorni all'estero. In questo momento alunni miei sono a Dublino, stanno facendo uno stage di... C'è stata pure tu. E ci sono stata pure io, per andare a vedere proprio con i miei occhi che scuola frequentano, per vedere anche la qualità dei servizi che vengono offerti. Chiaramente, oltre ai PON, facciamo anche tantissimi gemellaggi, viaggi studio, perché i nostri alunni hanno la possibilità così di andare a frequentare le scuole sia di anglofone, quindi dove studiano l'inglese, ma anche le facciamo in Francia, li facciamo in Spagna, li facciamo in Germania, quindi in tutti i paesi d'Europa. Chiaramente ne facciamo molti di più rispetto ad altre scuole, perché il nostro è un liceo linguistico. Mentre l'accoglienza come è organizzata? Quando vengono ragazzi dagli altri stati, voi come li dovete accogliere? Noi li accogliamo allo stesso modo come i nostri alunni fanno regolarmente.
lezioni. Di solito per 6 mesi, queste esperienze si fanno per 6 mesi. Per 6 mesi la nostra scuola, così come anche i nostri alunni quando vanno fuori, vengono ospitati, vengono accolti, frequentano le lezioni, assolutamente fanno le stesse cose che fanno i nostri alunni. Hai parlato anche di alternanza scuola-lavoro, come funziona in questa scuola? Sì, noi come previsto dai programmi ministeriali svolgiamo le nostre attività di alternanza scuola-lavoro nella città di Palermo, dove siamo, devo dire, con orgoglio molto apprezzati e anche ricercati dagli enti pubblici per, ecco, che vogliono assolutamente la presenza dei nostri alunni anche per dare prestigio alle loro attività e anche per accogliere eventualmente dei turisti e i cittadini. Ma possono dare le guide turistiche, perché c'è stata una polemica, appunto, chiariamo questo. No, anche il diploma di liceo linguistico non è un diploma di guida turistica, ma loro non fanno le guide. Loro per esempio hanno fatto delle attività con la provincia di Palermo, con il dirigente Filippo Spallina, che ringrazio perché li ha voluti sempre accanto in queste attività. Hanno fatto un progetto di angeli del turismo, dove i nostri alunni vengono orientati all'attività della guida turistica, ma non è sicuramente un lavoro di guida turistica, per il quale bisogna avere un attestato che loro non hanno. Però fanno sicuramente gli angeli del turismo, tra virgolette, perché accompagnano i turisti magari anche per delle indicazioni di carattere proprio di sopravvivenza in città, quindi quale autobus prendere, tutto chiaramente in lingua, quindi per loro è comunque un esercizio delle loro competenze linguistiche. Ma anche per accoglierli nei vari monumenti, quando si fanno le vie dei tesori, in questo momento la città, ecco, ha questa attività, devo dire, anche lo staff delle vie dei tesori cercano i nostri alunni per questa attività di alternanza scuola-lavoro, ma anche, devo dire, l'EGACOP, gli ordini professionali, l'ordine dei giornalisti, l'ordine degli avvocati, cioè i nostri alunni, la nostra scuola viene contattata direttamente da questi ordini professionali per avere il piacere di stabilire con noi un rapporto. Questo è per noi un segno di apprezzamento in città. Per quanto riguarda i portatori di handicap, sono stati risolti i famosi problemi di assistenza o si ripetono ogni anno continuamente? Allora, devo dire che in questo settore la provincia forse cerca sicuramente il dovere di impegnarsi. Devo dire che so, per avere contatti diretti con il dottore Filippo Spallina, che si stanno impegnando per risolvere tutti i problemi. Devo dire che nel corso dell'anno poi vengono alla fine, anche se con qualche ritardo, ma vengono risolti. Noi abbiamo una forte tradizione di inclusività, anche se un liceo linguistico potrebbe apparentemente sembrare un liceo difficile per gli alunni portatori di handicap, devo dire che non è vero neanche questo, perché invece noi abbiamo tantissimi ragazzi portatori di handicap che frequentano la nostra scuola, vengono accolti come giusto in modo assolutamente gioioso e abbiamo il piacere di farlo. Per loro realizziamo dei programmi individualizzati e non hanno nessuna difficoltà a seguirli e a portarli a compimento. Mentre per quanto riguarda l'inclusione dei ragazzi stranieri, come avviene? Cioè immigrati soprattutto? Senza nessun problema, noi ne abbiamo tantissimi di nazionalità indiana, ma anche cinese, ma anche araba, e devo dire che portano. Io direi che loro sono avvantaggiati perché conoscono già le lingue, anzi, infatti, e poi sono portatori di quella apertura alla diversità che è una matrice della nostra scuola, cioè se non lo facciamo noi che siamo liceo linguistico, quello di aprirci alle altre culture, penso che più di... Ma questo incontro di culture come avviene qua? Dico, avviene normalmente durante le ore di lezione oppure ci sono dei momenti particolari di confronto? No, avviene normalmente senza nessun problema. Noi abbiamo tanti ragazzi di nazionalità non italiana. Non è un problema della scuola affrontare questo tema? Assolutamente no, noi abbiamo ragazzi che portano... Avviene tutto naturalmente? Tutto naturalmente, perché il nostro indirizzo di studi è fatto appunto proprio più per questi ragazzi, per tutti, ma devo dire che è scelto maggiormente da loro proprio perché loro già conoscono sicuramente l'inglese ma anche il francese e quindi arrivano già avvantaggiati, anzi forse hanno qualche difficoltà con l'italiano, sì. Ecco, sull'italiano noi costruiamo un percorso
personalizzato, con delle attività di rinforzo, anche lì se ci sono dei PON che prevedono, ecco, l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, noi chiaramente accogliamo in primis questi ragazzi che hanno bisogno di un maggiore approfondimento. Scusatemi, il telefono lo stacco soltanto per un secondo. Tu avevi già diretto un liceo linguistico, questa è la prima volta? È la prima volta, ma lo faccio dal 2010, quindi è una prima volta molto prolungata. Io prima ero nel 2007, quando sono diventata dirigente scolastica, avevo un istituto comprensivo. L'istituto comprensivo Scelsa, che ricordo sempre con grandissimo amore, perché è lì che ho iniziato, è lì che sono stata accolta e ho fatto 3 anni indimenticabili, perché ho ricevuto tantissimo affetto da parte dei genitori e dei docenti, quindi lo ricordo sempre con molto. Ero più giovane. Perché ci si chiede se alcune volte si ha il piacere di dirigere un determinato istituto con un certo tipo di indirizzo di studi. Sì, devo dire anche un'altra cosa, che io non provengo da degli studi linguistici, perché io sono una pedagogista, quindi non sono esperta di processi di apprendimento, sono un dirigente scolastico, però la competenza sulla scuola non è sul contenuto della scuola, ma è piuttosto sulla capacità di sapere riconoscere quali sono i bisogni dei ragazzi, conoscere i processi di apprendimento, sapere ampliare l'offerta formativa, sapere cosa dare di nuovo ai ragazzi che possa mettere sempre quell'indirizzo di studi al passo coi tempi. Cioè, i docenti di lingua sono tutti italiani oppure ce ne sono alcuni? No, i conversatori di madrelingua sono tutti, diciamo, ormai di cittadinanza italiana, ma persone provenienti da altre, sono francesi, inglesi, sono madrelingua. E quindi però sono assunti regolarmente dalla scuola? Sì, dal ministero, sì. Ma sì, loro sì. Fanno un concorso a parte oppure un normale concorso? No, il concorso che fa il MIUR per i conversatori di madrelingua, che prevedono sicuramente di essere appunto madrelingua. E loro collaborano con i docenti della materia? Sì, loro sono in compresenza col docente di lingua, quindi il conversatore di lingua inglese è in compresenza con il docente di lingua e letteratura. Perché oltre a conoscere la lingua e la letteratura inglese, francese, spagnolo, tedesco, chiaramente i ragazzi devono esercitarsi nella competenza proprio comunicativa. Questo lo fa il conversatore madrelingua, in compresenza col docente di lingua. E chi è che sceglie di iscriversi all'istituto linguistico? Tu che idea ti sei fatto? Il ragazzo perché sceglie? La stessa domanda che ho posto anche a Andrea Tommaselli per quanto riguardava il nautico. Dico, perché bisogna avere chiaramente una presa. E già i ragazzi di scuola media, devo dire che un'idea c'è. Cioè, i ragazzi lo percepiscono già la scuola media. A chi piace l'inglese, a chi piace il francese e piacciono le lingue, si iscrive al liceo linguistico. È un tipo di utenza già diciamo indirizzata dalla sua passione. Chi ha la passione per le lingue? O può darsi un'utenza che è già soddisfatta del diploma e non vuole proseguire. Quanti sono quelli che proseguono? Si è fatta una statistica in merito? Sì, più della metà dei ragazzi proseguono gli studi e continuano con l'università. Però quel 40% di ragazzi che non vogliono proseguire gli studi, ripeto, possono lavorare tranquillamente anche e lavorano, perché io ogni anno, appunto, ripeto, firmo tante presentazioni alle compagnie aeree, alla Ryanair, tantissimi alunni nostri vanno alla Ryanair. Quando salgo in un aereo Ryanair ho tutti i hostess e steward che mi chiamano preside, perché sono tutti i nostri ex alunni. Stiamo facendo un giro dei locali, dove ci troviamo in questo momento? Questo è uno dei 5 laboratori che noi abbiamo in questa sede di via Don Orione, dove noi abbiamo 3 laboratori multimediali. Questo è uno dei 3 laboratori multimediali. Abbiamo anche 2 aule lingue, dove i ragazzi fanno soltanto laboratorio linguistico. Questo invece è un laboratorio multimediale dove loro vengono con gli insegnanti di tutte le materie, in particolare con quelli di matematica, che fanno anche l'informatica e fanno attività appunto di multimediali. Qua ci troviamo in una classe seconda, simuleremo una lezione in compresenza fra il docente di lingua e letteratura francese e la madrelingua di conversazione francese, che è la professoressa Martine Prevot, l'insegnante di lingua è la professoressa Cinzia Savettiere. Allora, tout d'abord nous allons nous saluer comme d'habitude. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour messieurs. Bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez vos livres.
la prochaine unité et nous allons réviser les couleurs. Qui veut lire? Un volontaire, une volontaire pour la lecture, s'il vous plaît. Page 122, les couleurs. Nous avons la différence entre la nuance, la couleur claire et la couleur foncée. Les, dans l'ordre, le beige, le blanc, au féminin blanche, le bleu, le gris, grise, au féminin, jaune, invariable, mauve, marron, noir, orange, rose, rouge, vert et violet. Nous passons aussi, si vous voulez, aux formes, l'encadré à côté, la forme ronde, la forme ovale, carré, rectangulaire, triangulaire, hexagonale. Est-ce que quelqu'un veut lire? Une volontaire pour la lecture, s'il vous plaît? Beige, blanche, bleu, gris, jaune, mauve, marron, noir, orange, rose, rouge, vert, violet. Ok, on continue. Toi, tu veux répéter? Vous voulez répéter la même chose? Oui. Oui. Beige, blanc, bleu, gris, jaune, mauve, marron, noir, orange, rouge, vert, violet. Bonjour, je me présente, je m'appelle Martine Prévost, je suis française, je suis conversatrice au lycée linguistique. In italiano, hai ragione, talmente sono nel personaggio. Allora, ricomincio. Buongiorno, buongiorno, mi presento, mi chiamo Martine Prévost e sono conversatrice al liceo linguistico Nini Cassara. E conversatrice perché sono nata e cresciuta in Francia, dove ho passato gli esami di le baccalaureat e in Francia, dunque, dove la lingua è... È un diploma, il diploma di secondo grado in Francia, dove la lingua è lingua ufficiale. Abbiamo anche conversatore di inglese. E poi ha fatto il concorso qui. E poi l'abilitazione, è passato in Italia, ho seguito un corso abilitante, il concorso abilitante. E qua insegno a Nini Cassara da più di 20 anni ormai. Essere docente in un liceo linguistico è una delle più grandi, diciamo, soddisfazioni, perché chiaramente noi, essendo laureati in lingua, la nostra aspirazione è insegnare lingua e anche letteratura. Quindi il liceo linguistico è la scuola dove si curano di più le lingue straniere. Quindi per me, io ho frequentato anche questa scuola, mi sono laureata e poi sono ritornata qui, quindi è il massimo per me insegnare qui. Guarda, noi svolgiamo le lezioni in compresenza, diciamo che mettiamo insieme le nostre conoscenze, ecco, noi aiutiamo i ragazzi nella lettura, Come siete modi organizzati? Questo è... Allora, la lezione dipende anche dagli alunni e dal livello dell'alunno. Facciamo una lettura, io insisto molto sulla pronuncia, su alcune espressioni che non si troveranno nel dizionario. Sai, in Francia si dice così, oppure su fatti di tradizione nostra, in modo di civiltà, come si svolge anche attraversare la strada, per esempio. Non è così semplice, bisogna stare attenti. Quindi si parla di civiltà proprio, noi chiaramente l'incontro tra il professore italiano e il professore madrelingua è quello, uno scambio di abitudini, di cultura. Certo, facciamo una programmazione, ogni anno all'inizio dell'anno si fa, poi è chiaro che man mano durante l'anno si può anche modificare qualcosa, però... È chiaro che ci si organizza prima. Ci troviamo nella prima E, che è il famoso corso internazionale dove i ragazzi conseguono il doppio diploma italiano e inglese, e abbiamo la professoressa Terranova, che è proprio docente di lingua inglese, che in questo corso ci insegna, ed è un corso prestigioso perché i ragazzi conseguono appunto questo doppio diploma italiano e inglese. È molto difficile perché i ragazzi fanno tante ore in lingua inglese. Iniziano prestissimo a fare letteratura sin dal primo anno, e quindi hanno sia la lingua che la grammatica e la letteratura, cosa che invece normalmente si studia al terzo anno, all'inizio del triennio. E i ragazzi ascoltano soltanto lingua inglese, analizzano dei testi in inglese,
ascoltano soltanto i lavori originari e non ne discutiamo, i dibattiti sono in inglese, insomma la lingua inglese è proprio la nostra base, partiamo da lì. E alla fine a metà del terzo anno avranno un test che è quello che i ragazzi inglesi, gli studenti inglesi per cui si presenta, sì, e loro saranno in grado, forse non tutti di loro, ma noi abbiamo buone speranze, affronteranno questo test e saranno veramente il nostro fiore all'occhiello. Come vedete la scuola è stata resa bella da artisti, ma soprattutto dai nostri stessi alunni. Nel 2012, quando con il progetto di Alveare Cinema e del regista romano Paolo Bianchini si è appunto dato una veste artistica tutta di bellezza con lavori realizzati dagli stessi alunni. Questo in particolare è un murales che è stato realizzato, che poi non è su un muro ma è sulla porta blindata, che se voi vedevate all'inizio era di uno squallore estremo, ma che è stata abbellita da questa artista Marisa Filippi, che ha lavorato con i nostri alunni e raffigura il mito di Empedocle. Sono stati invece realizzati da nostri alunni, Aleandro Romeo, già sono usciti, si sono diplomati, Vincenzo Loverso, e raffigurano tutti Emanuela Lonardo, Norma Tumminello, Silvia Sapio, sono firmati e rappresentano un po' il viaggio nella storia della musica. Tutto realizzato dai nostri alunni. Ed è la cosa bella e sorprendente che da allora nessuno li ha toccati. Sono rimasti integri per come erano, perché i ragazzi hanno acquisito questa consapevolezza della custodia delle cose fatte da loro. La nostra biblioteca, che è gestita dal professor Ingroia, che ha curato con gli alunni la catalogazione di tutti questi volumi e che gestisce proprio la biblioteca come una vera e propria biblioteca, dove c'è il prestito dei libri e la restituzione, soprattutto anche un altro servizio molto importante, che è quello del comodato d'uso gratuito dei libri di testo, cioè i ragazzi che non possono permettersi l'acquisto dei libri qua possono trovare, chiaramente tutto registrato perché poi li devono restituire a fine anno, dei libri gratuiti di cui possono, ecco, fare conto.